Diamo il benvenuto ad Angela Margiotta, presidente di Farmaciste Insieme, promotrici del progetto Mimosa, che dallo scorso 14 aprile è approdato in tutte le 19.000 farmacie italiane. A partire da quest'anno, ricordiamo che il progetto, già precedentemente presente in 11.000 farmacie, si avvale dell'aiuto di un'app Bright Sky ideata e sviluppata da Fondazione Vodafone. Allora, ben trovata, dottoressa Margiotta. Grazie, grazie anche a te, grazie. Allora, dottoressa, ogni regione si è organizzata per promuovere al meglio l'iniziativa. Ecco, cosa è successo in questi 2 mesi? Allora, in questi 2 mesi che è arrivato il Mimosa nelle 19.000 farmacie è stato, come dire, per noi un lavoro enorme, perché portare un progetto in 19.000 farmacie è stato praticamente un lavoro titanico. Però ci siamo riuscite, grazie ovviamente alle delegate regionali che dopo averlo portato in tutte le farmacie e aver fatto sì, quindi si sono anche dato il periodo un po' difficile, quindi di consegna e tutte le cose, loro si sono, hanno monitorato tutto il loro territorio affinché il Mimosa entrasse in tutte le farmacie italiane. Detto questo, ognuna di noi ha lavorato sulla propria regione affinché il Mimosa venisse divulgato. Quindi con rassegna stampa, quindi con rassegna su giornali di categoria, ma anche non, perché c'è stata per esempio una mia intervista su Donna Moderna, ancora TV locali, ma anche TV nazionali, perché siamo usciti anche su TG3. Quindi ogni collega ha lavorato quanto meglio potesse per cercare di far sì che il Mimosa non solo fosse approdato in tutte le farmacie, ma sicuramente fosse conosciuto, perché quello che è il nostro obiettivo è che il Mimosa entri in tutte le case dei cittadini, in maniera tale Certo. che possano essere tante le donne a poter essere aiutate. Ecco, vorrei ricordare, lei prima ha menzionato proprio le delegate regionali, che questa è la prima di una serie di interviste che faremo appunto alle delegate regionali. E quindi lei oggi, in qualità di presidente di Farmacista Insieme, è proprio ad aprire questo ciclo di interviste. Sì. Ecco, un altro elemento che vorrei approfondire è proprio quello legato alle donne e alla pandemia. Infatti, l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia ha visto un deciso aumento dei casi di violenza domestica nel paese. Le cito un dato elaborato proprio dall'Osservatorio regionale della Lombardia antiviolenza, che indica che nel periodo marzo-giugno 2020 proprio la Lombardia è stata la regione italiana con il maggior numero di chiamate pervenute all'helpline antiviolenza 1522. Ecco, qual è il vostro feedback in questo senso? Allora, noi come abbiamo lavorato? Noi farmaciste, chiaramente. Allora, e che feedback abbiamo avuto? Allora, noi come farmaciste e farmacisti, perché questo lo voglio dire anche con un pizzico di soddisfazione, abbiamo lavorato facendo foto, quindi sponsorizzando il Mimosa, e abbiamo avuto qualcosa come quasi 5.000 colleghi, tra colleghi e colleghe, che hanno fatto la foto, ci hanno messo la propria faccia. Quindi questo secondo me è un dato importantissimo. Ovviamente noi su ogni tipo di foto avevamo chiesto di mettere un hashtag, che era quindi Farmaciste Insieme, Progetto Mimosa, no, no alla violenza alle donne, non sei sola. E abbiamo visto che negli ultimi 2 mesi, lavorando su Farmaciste Insieme, abbiamo avuto 500, 200 11 visualizzazioni e ad oggi su Facebook e su Instagram 333. In più ci sono state una serie di condivisioni perché ho visto, per esempio, molti post sono stati condivisi. Quindi abbiamo avuto un feedback molto positivo. Io sono molto soddisfatta. E con questo feedback così forte, così penetrante che abbiamo dato, ci sono state colleghe che mi hanno chiamato con donne che sono andate in farmacia a chiedere aiuto grazie al Mimosa di cui avevano sentito parlare, visto che praticamente c'è stata questa rassegna stampa molto forte e quindi è anche questo nostro esporci in maniera così capillare. Quello che sicuramente
io dico è che durante la pandemia noi siamo state gli unici aperti, erano chiusi tutti. Ecco perché la capacità di penetrazione del mimosa è molto forte per il lavoro che facciamo. Noi abbiamo il senso dell'ascolto che è in noi indipendentemente dal mimosa, perché noi abbiamo imparato ad ascoltare il paziente e a volte anche a girare il banco e a sentirlo, a sentire meglio quello che voleva dirci. Questo è, diciamo, la caratterizzazione del mimosa, che essendo nelle 19.000 farmacie, quindi capillare su tutto il territorio, ed essendo noi farmacisti pronti praticamente ad ascoltare, perché quello che è proprio del nostro DNA, abbiamo avuto chiaramente delle grandi risposte. Questo è una cosa importante, quindi io credo che le donne debbano sapere di non essere sole, di poter venire in farmacia, certo, di poter chiedere un aiuto, e noi ci saremo sempre. Quindi la capacità di penetrazione e di ascolto è molto forte. Io dico sempre che dietro ogni mascherina, purtroppo in questo momento, c'è un sorriso per ognuna di loro. Certo. Dottoressa Margiotta, io la ringrazio e le auguro buon lavoro per questo enorme progetto che portate avanti. L'appuntamento, come ricordavo prima, è con le delegate regionali. E vuole ricordare a chi ci segue e chi andremo a sentire? Sì, allora parleremo con la dottoressa Silvia Pagliacci, con la dottoressa Maria Teresa Gianfrancesco e con la dottoressa Anna Olivetti e con la dottoressa Pia Policicchio. Abbiamo cercato di unire un po' tutta l'Italia, perché certo, dal sud al nord, in maniera tale che sia una testimonianza. Una rappresentanza, certo, esatto, per avere un pochino un quadro generale. Un'altra cosa che volevo dire, prego, se posso, sì, è che quest'anno il Mimosa è, c'è un'aggiunta che è l'app di Vodafone Bright Sky, certo, dove ho anticipato prima. Sì, che in effetti è un'app che le donne si possono scaricare, perché c'è un QR code che possono fotografare con calma e quindi scaricarsi, che è in ogni farmacia, perché è nella locandina. Quindi è molto semplice e quindi lo possono vedere, rivedere, ripensare e in un secondo momento semmai farsi aiutare anche dalle farmaciste, se hanno voglia o anche non, a far sì che, perché là c'è anche la geolocalizzazione, a far sì che si possa avere un concreto aiuto. Quindi ringraziamo, certo, Vodafone di questo ulteriore aiuto che ha dato la Mimosa. Certo. Presidente, la ringraziamo e buon lavoro. Ringrazio io lei. Grazie, grazie. Arrivederci. Arrivederci.